Farina e uova sono gli ingredienti della ricetta che vi propongo oggi, una ricetta della tradizione che fa parte di me da quando sono piccola, la pasta all'uovo. Se volete vedere questo video ed altri con più facilità, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella. Impastiamo. Allora, io lo faccio a mano perché mi piace e mi rilassa. Se volete farlo con un'impastatrice, nessun problema. L'unica cosa, ricordatevi di impastarla il meno possibile perché con un lavoro meccanico non ci rendiamo conto di quanto l'impasto viene stimolato e il glutine che è contenuto nella farina non deve essere stimolato perché non stiamo facendo una pizza, quindi la pasta all'uovo non deve essere elastica che quando la mastichiamo sembra di avere in bocca un chewing gum, ma deve rompersi, quindi va impastata il minimo indispensabile per avere un composto omogeneo ma non legato ed elastico. Quindi quando è omogeneo ci fermiamo. Quanti chili di pasta avrei fatto la farina nella tua vita? Calcola che solo la notte di Natale facciamo 2 quintali di cappelletti. Solo la notte di Natale. Ah, guarda, iniziamo la sera alle 10 di sera e lavoriamo fino alla sera del giorno dopo. Allora, all'inizio impastiamo così con l'aiuto di una forchetta, poi quando l'impasto diventa così lavorabile, se avete dei bambini a casa, dovrete pulire un po' di più alla fine, ma fateli divertire con un po' di farina e uova, costo zero, imparano a sentire le consistenze, a sporcarsi le mani, imparano a manipolare. L'impasto sta diventando sempre più omogeneo, gli lasciamo la farina che prende. Vi ricordo che per ogni etto di farina, ed è meglio se usate una farina calibrata per pasta, perché non deve essere né troppo fine né troppo grezza, per ogni etto di farina mettete un uovo, semplicissima. Un etto di farina, un uovo, 2 etti di farina, 2 uova, 3 etti di farina. Bravissimo, ce la possiamo fare tutti. L'impasto è pronto e l'ho lasciato riposare un po' per poterlo stendere con più facilità. Ma a questo punto sorge un dilemma: mattarello o macchinetta per la pasta? Ecco, qui dobbiamo sfatare un mito che chi usa la macchinetta della pasta è solo perché non sa usare il mattarello. Non è vero, io uso il mattarello perché fa parte della tradizione, perché mi piace, perché voglio anche che mia figlia porti avanti questo atto che io vedo da quando sono bambina. Però si può benissimo fare con la sfogliatrice e oggi vi dimostrerò che non necessariamente con la sfogliatrice la pasta viene liscia e non rugosa. Vi insegnerò a fare le tagliatelle rugose con la macchinetta per la pasta. Come ve lo dimostro? Divido l'impasto in due, uno lo tirerò col mattarello e uno con la macchinetta per la pasta. La prima che farò è quella con la macchinetta per la pasta, perché ha bisogno di un tempo per riposare per poter creare le rughe, la parte rugosa. Allora, ho passato la pasta nella parte più larga dei rulli e adesso metterò un pochino di farina e la lascerò asciugare per circa 10 minuti. Intanto stenderò l'altra col mattarello. Cosa succederà in questi 10 minuti? Che la farina e l'aria asciugheranno la parte più esterna della pasta formando una crosticina. Quando andrò a tirarla a uno spessore più sottile, questa crosticina si romperà e formerà le rughe che renderanno la nostra pasta più invitante per accogliere il ragù. Ecco, per quella tirata a mano serve assolutamente un po' di olio di gomito, quindi se volete cimentarvi e provare, ok? Ma non avvilitevi perché io ci ho messo tanto tempo per imparare a farla fatta bene. Ci vediamo quando la pasta sarà bella stesa. Allora, io direi che ci siamo perché la pasta ha proprio lo spessore che volevo. Ecco qua. Allora, intanto che io stendevo la pasta col mattarello, la pasta destinata ad essere tirata con la macchinetta si è asciugata. Quindi questa la mettiamo da parte. E dopo la tagliamo e questa qui invece la passeremo alla macchinetta. Guardate un po', si vedono già le prime rughette. Sono le vecchiette che dicono che la pasta fatta con la macchinetta moderna viene male, perché sono orgogliose delle loro capacità, però bisogna adeguarsi ai tempi che cambiano. Guarda qua, guarda qua. Cioè, vi prego.
Questa è tirata al mattarello di legno e questa è fatta con i rulli di metallo. E quindi sfatiamo questo mito. A prescindere dal risultato, più o meno liscia, che comunque dipende anche molto dal nostro gradimento, la pasta rugosa è quella che è più predisposta ad accogliere il ragù. Quindi è quella che noi in Romagna preferiamo, perché poi adoriamo mangiare molto, molto di gusto. Comunque vada, sono entrambe corrette e da entrambe si possono ricavare tutti i formati di pasta. Oggi abbiamo parlato di tagliatelle e quindi faremo le tagliatelle. Vi faccio vedere come le tagliamo. Allora, arrotoliamo la pasta fino a metà. Stessa cosa dall'altra parte e dopo vi farò vedere perché. Sormontiamo. Poi vi dico la parte più esterna. Io la tengo da parte per fare i maltagliati, non si butta mai via niente e i maltagliati sono perfetti per la pasta e fagioli. Ecco, si chiamano maltagliati, ma non è che dobbiamo farne una tartara, anche quelli li facciamo con un po' di criterio. Ecco qua. Le tagliamo dello spessore che gradiamo di più. Per srotolarle sarà sufficiente riaprirle così, mettere sotto il coltello. Voilà! Qualcuno ha messo sull'acqua? Ora pieghiamo le altre, sempre con la stessa tecnica. Le tagliatelle sono pronte, due soli ingredienti, farina, uova e un pochino di voglia di fare. A questo punto manca solo il condimento, potete sbizzarrirvi come più vi piace, anche se quello che mi chiedete sempre maggiormente è il ragù alla bolognese. E quindi ho pensato che la prossima ricetta che vi regalerò sarà proprio il mio ragù. Se volete vederlo con più facilità iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video!